insieme siamo Isa, Fadini! Yes! E oggi siamo qui con il nostro professoretto Giovanni, ciao! E oggi siamo qui sopra Palermo per andare da Santa Rosalia. Quindi andremo a vedere San Padre. Quindi ci vediamo quando siamo arrivati. Ciao! 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 Ragazzi, siamo qui davanti alla chiesa del santuario di Santa Rosalia. Quindi ora seguiteci. Sì, io lì sopra non ci vado. Perché? Già ero stanco. Adesso mi sono un po' più stanco. Mi sono già stancato. Basta! Un po' di scale. Non fare niente.
faccio vedere Santa Rosalia, è tutta ricoperta d'oro, è uno spettacolo bellissimo, andiamo. Sì, facciamo. Bellissimo. E ci sono pure i fiori per Santa Rosalia. Guardate là, siamo dentro una grotta. Questa chiesa è magnifica perché è proprio dentro una grotta e spiega un sacco di cose. Guardate, vi faccio vedere un particolare, venite. Dentro la grotta, guardate. Ragazzi. Allora, ora ragazzi vi spiego la storia magnifica di Santa Rosalia. Allora, praticamente Santa Rosalia era una povera contadina che ai tempi i suoi genitori hanno deciso che si doveva sposare con un uomo. Ma lei non voleva. Quindi scappò, fuggì e si andò a rifugiare in una grotta per poi essere ritrovata morta da un cacciatore. È morta di fame e di sete. Perché non era molto idratata. E pensate che arrivò fino al punto di letteralmente togliersi i pezzetti della pelle e mangiarseli lei. Ed è la regina di Palermo. Ed adesso vi faccio vedere un'altra cosa magnifica di questo santuario. Seguitemi. Andiamoci lì. Dammi la manina. Stanza di San Benedetto il Moro. Andiamo. Guardate che spettacolo. Questi fiori proprio emanano un odore fantastico. Poi qua c'è tutta la sua storia. Se volete mettete in pausa così potete leggervela. Ora noi entriamo qua dentro. Non penso. Andiamo. Non penso se posso. Guardate che bello. È fantastico. Qua c'è un fiore. Santuario. Accesso. Questa è tutta la storia di San Benedetto il Moro. Se volete mettete sempre in pausa così potete leggervi e gustare questa storia magnifica. Ora riscendiamo. Adesso riscendiamo. Qua ci sono tutte le storie e guardate là, c'è addirittura la preghiera di San Giuseppe. Se volete mettete in pausa per leggere, guardate qua.
l'hanno offerta per accendere una candelina. Andiamo, ragazzi. Qua è dove vi fanno appunto le confessioni. E andiamo. Anche i quadri. Ci sono i quadri. Andiamo, tutto bene. Quello. Allora, ragazzi, venite con me che vi faccio vedere un'altra storia. Venite, venite. Quale storia? Fanno vedere bene così loro possono leggere il tesoro. Fanno leggere bene. Questa è una statua e questo è il tesoro di Santa Rosalia. Questa è una statua e anche qui c'è una storia, guardate, è un busto di Pietro Buonanno. Ora andiamo. Oggi ragazzi c'è un adesso andiamo a prendere i lumini per i bambini poveri senza niente, né cibo né acqua né niente. Seguiteci. Speriamo che questa guerra finisca il più presto possibile. Perché così andiamo, almeno siamo tutti felici. Esatto. Ragazzi, voi dovete dire sempre pensare alla pace. La pace vince sul sempre. La pace vince sempre sul male. Andiamo, dai. Sarà qui vicino. Tre di questi piccoli? Sì. Qua. Sì. Quanto vanno? Due. No, sono di due amici. Sei in palane. Qui sono due amici. E imparare il valore dei soldi. Vai a scuola? Che cosa fa? Ora devo fare la prima media. Ah.
Io devo fare allora, seconda. Tu. Io seconda. Un omino costa 70 centesimi. Per 3 quanto viene? 21. 21. Quindi vengono 2 euro e 10. Ok. E tu mi dovevi dare 2 euro e 10. Okay. No, 6 euro. Questo per il futuro, attenzione, non è che il bambino me lo frega niente. Ciao! Ciao! Ciao, grazie! Ora li dobbiamo accendere. Come? Con cosa? Allora ragazzi, dovremmo accendere con gli altri, ma visto che noi siamo bambini e voi non dovete replicare mai queste cose a casa, ci facciamo aiutare da un adulto. Allora ragazzi, abbiamo acceso le candeline sempre con l'aiuto di un adulto e ora facciamo delle preghierine per soprattutto i bambini dell'Ucraina e i bambini poveri. Posizioniamole. Dove? Qua. No, vieni qui che c'è un sacco di spazio. Ecco il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti prego Gesù, aiuta tutti i bambini poverelli. Fai che questa guerra finisce e salva tutte le vite possibili nel mondo. Nel nome del Padre, del Figlio, Spirito Santo. Ragazzi, spero che questo viaggio in a Santa Rosalia vi sia piaciuto e ora ci stiamo mangiando un bel gelato, quindi vi salutiamo e ad un prossimo video estivo. Ciao.